Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi non sarà un video tutorial, ma andiamo ad aprire insieme un pacco della Tessiland. Ho acquistato la Mystery Box da 120 euro, scontata l'ho pagata 60, ed è un pacco enorme. Quindi andiamo appunto ad aprire il pacco insieme. Vi lascio poi le foto del pacco. All'interno di questo pacco mi è uscito anche questo cartoncino, questo foglio dove c'è scritto congratulazioni, ti sei aggiudicata una mystery box della Tessiland. La fiducia, ecco qui, la fiducia che ci hai dimostrato nell'acquisto a scatola chiusa la ripaghiamo con la qualità degli articoli contenuti in questa offerta. Ti ricordiamo che l'acquisto di un pacco di articoli ad un prezzo così vantaggioso comporta l'impossibilità di un reso parziale di tali articoli, né tantomeno la riassortibilità degli stessi. Quindi all'interno di questo pacco abbiamo prodotti che non sono attualmente disponibili sul sito della Tessiland. Allora, voglio partire dai cordini, perché i cordini sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordini, se non erro. Sì, sono 9 cordini e voglio iniziare da questo cordino di colore panna. Io l'etichetta vicino non c'è, però se non erro l'ho usato. È molto simile alla fettuccia tagliatella. Chi l'ha acquistata sul sito della Tessiland sa di quale fettuccia sto parlando. E c'ho questa bella rocca da 250 grammi. Io quindi ho pesato tutto, ogni rocca singola diciamo l'ho pesata e quindi vi so dire che comunque è da 250 grammi. E viene lavorato con uncinetto 7-8. Se non erro, questo è ancora disponibile sul portale della Tessiland. Poi un altro che è uguale, solo che l'urex di questo cipria. Vedete? Sono uguali, almeno sembra. No. Vabbè, comunque, sempre una rocca da 250 grammi, l'uncinetto è sempre il 5, 6, 7, poi dipende dalla mano. Poi vi voglio mostrare questi due cordini lurex di questo colore. Infatti, con questi tre filati ci vorrei fare una borsa. Questo dalla foto sembra nero, ma è blu scuro e vorrei fare questo abbinamento. Sono sempre rocche da 250 grammi e vorrei abbinare il tutto con questi manici in bambù. Quindi non so se andrò ad utilizzare un fondo oppure farò il fondo appunto con il blu scuro. E questo appunto sarà l'abbinamento. Poi vi faccio vedere. Questa fettuccia di colore arancio viene lavorata penso con uncinetto 4,5-5, è sempre una rocca da 250 grammi, un bellissimo arancio. Poi vi faccio vedere questo, che è di questo colore grigio, ecco qui, sempre rocca da 250 grammi. Stupendo anche questo colore. E poi, come penultimo cordino, vi faccio vedere questo grigio argento, stupendo per fare una borsa magari più elegante. Penso che viene lavorata con l'uncinetto, sì, 3,5, ed è bellissimo. E poi questo, che anche questo è stupendo. Ecco qui. Bellissimo colore e anche con questi strass, diciamo, di colore oro. Bellissimo. Te
terminato con i cordini, vi faccio vedere questo che è una lana. Non so precisamente che lana è, ma è sottilissima. Quella lana pelosetta, quindi è sottilissima, sicuramente andrà abbinata, diciamo, ad un altro filato. E anche questo è stupendo. All'interno c'è scritto articolo Borro, manifattura King. E questo è il colore. Poi, un attimo che mi faccio un po' di spazio. Ecco qua. Abbiamo 5 gomitoli di cotone da ricamo numero 8. Possono essere magari lavorati anche a doppio. E sono dei gomitoli da 50 grammi di questo bellissimo verde. Appunto, sono 5 gomitoli. Poi vi faccio vedere questi due cotoni che uno è sempre, diciamo, ha dei piccoli brillantini all'interno, non so se dal video rende, però l'altro ha il lurex all'interno e sono due gomitoli da 250 grammi. Ecco qui, sono bellissimi, con marchio Tessiland. Poi vi faccio vedere questo, che è una borsa con il bottoncino, manico, e ha questa nappina. E noi dobbiamo andare a lavorare, diciamo, qua vicino a questi foretti, per poi creare il corpo della borsa. Poi una fodera e un fondo, ecco qui, grigio pitonato. Poi un termo indurente di colore nero. È inutile che ve lo apro perché non c'è niente da vedere. Comunque è il termo indurente di colore nero. E poi questo sacchetto stoffa, così. Poi due filati, che di solito questi filati vengono lavorati con i ferri. Però due anni fa l'ho acquistato anch'io e diciamo, lavorando con uncinetto un pochino più grosso, riuscite a lavorarlo anche con appunto con l'uncinetto. Sono dei bellissimi colori, ecco, questo verde stupendo. E questo è quello là più chiaro. Poi questo, che è quel filato pelliccioso, lo vado ad aprire, di colore nero, vedete? È stupendo. Ecco qui. Sono quei filati che comunque vengono accompagnati, vengono lavorati con altri filati. Ed è bellissimo. Se non erro, è la Arita Slim. Ci sono tanti tipi di Arita, tanti tipi di filati, con il pelo più lungo, con il pelo più corto. E io ho questa versione di colore nero. Non so se è ancora disponibile sul sito, però ecco, sono due, uno più grande e uno più piccolo. Quindi penso che uno sarà a peletto lungo, e l'altro a peletto corto, sì, perché questo lo vedo un po' più lungo il peletto. Abbiamo due rocche di colore nero. Poi vi faccio vedere questa licra per borse. Ha una lunghezza di 4 centimetri, consigliato l'uncinetto 9-10.
Ecco qui, andiamo ad aprire perché voglio vedere il colore. È un verde militare, bellissimo. Ecco qui, non so se si riesce a vedere, non voglio togliere questo perché poi è bellissimo. Comunque è una licra per borse e viene lavorato con l'uncinetto 9 e 10, dal 9 in su. Poi mi sono arrivati tre gomitoli di Iggy giallo, quindi è un cotone ritorto, lo conosciamo tutti, sono dei gomitoli da 50 grammi, quindi sono 150 grammi qua. Poi già vi ho mostrato i manici in bambù, questi manici per borse di colore nero, una fettuccia in licra di colore nero. Ecco qui, un attimo. Ecco qua, di colore nero. E poi per ultimo vi mostro questo. Ho aperto il tutto e comunque è un termo indurente, quindi c'è di colore grigio e poi mi è uscito di colore nero, quindi abbiamo due termo indurenti. E questo è tutto, ragazze. Il video è terminato, quindi questo è tutto il mio pacco, poi dopo vi lascio le foto nell'anteprima. Mi fate sapere nei commenti se anche voi avete acquistato una mystery box, perché ce ne sono tre, da 30 euro, da 50 euro e l'altra da 120. Io ho trovato questa super offerta di invece di pagare il pacco 120, appunto l'ho pagato 60 euro subito, ho fatto l'ordine, ecco. Vi dico i miei prodotti preferiti, in quanto questi due cordini li amo tantissimo per fare questo abbinamento. Fatemi sapere appunto se anche voi avete mai acquistato una mystery box, soprattutto se questo video vi è piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciarmi un bel pollicino all'insù, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi come sempre ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!